Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Ogni anno, all'inizio della Quaresima, questo Vangelo delle tentazioni di Gesù nel deserto ci ricorda che la vita del cristiano sulle orme del Signore è un combattimento contro lo spirito del male. Ci mostra che Gesù ha affrontato volontariamente il tentatore e lo ha vinto. E al tempo stesso ci rammenta che al diavolo è concessa la possibilità di agire anche su di noi con le tentazioni. Dobbiamo essere consapevoli della presenza di questo nemico astuto, interessato alla nostra condanna eterna, al nostro fallimento, e prepararci a difenderci da lui e a combatterlo. La grazia di Dio ci assicura, con la fede, la preghiera e la penitenza, la vittoria del nemico. Ma io vorrei sottolineare una cosa. Nelle tentazioni Gesù mai dialoga col diavolo, mai. Nella sua vita Gesù mai ha fatto un dialogo col diavolo, mai. O lo scaccia via, o degli indemoniati, o lo condanna, o fa vedere la sua malizia, ma mai un dialogo. E nel deserto sembra che c'è un dialogo, perché il diavolo le fa tre proposte, e Gesù risponde, ma Gesù non risponde con le sue parole, mai. Risponde con la parola di Dio, con tre passi della Scrittura. E questo per tutti noi. Quando si avvicina il seduttore, incomincia a sedurci noi, ma pensa questo, fa quello. La tentazione è dialogare con lui, come ha fatto Eva. Eva ha detto, ma non si può perché noi... E è entrato in dialogo. E se noi entriamo in dialogo, col dialogo saremmo sconfitti. Mettete questo nella testa e nel cuore. Col dialogo, col diavolo mai si dialoga, mai si dialoga. Non c'è dialogo possibile, soltanto la parola di Dio.